Terre, sapori e vini del comprensorio di Val Dobbiadene. Non potevamo naturalmente tralasciare proprio la località di Val Dobbiadene. Abbiamo raggiunto Guglia di Val Dobbiadene, con me Desiderio Bortolin, cantine Angelo Bortolin, però tutto il suo tempo, perché ora andiamo a spiegare bene un concetto. Desiderio, prima ancora di parlare della tua cantina, della tua attività, io sto continuando a dire prosecco, 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 sbaglio qualcosa, commetto un errore, cioè... Commetti lo stesso errore che commettavamo noi fino a qualche decennio fa. E grazie per sottolineare questa piccolezza, ma che diventa veramente una realtà straordinaria. Prosecco ormai dal 2009 è diventato un territorio vastissimo, che parte da Trieste, arriva fino a Vicenza, passando per 9 province di 2 regioni diverse, quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il superiore, quindi il Conegliano Valdobbiadene, lo si fa solo in 15 comuni, lo si fa solo nel territorio tra Conegliano e Valdobbiadene, e di conseguenza chiamarlo semplicemente prosecco diventa per noi quasi un dispregiativo. Arriviamo alla tua realtà, qui siamo a Valdobbiadene, siamo nel cuore della DOCG. Certo, qui siamo in una piccola frazione, quindi a Guglia, Guglia per gli esteri naturalmente, ma Guglia nella dialettica locale. E Guglia è il paese del valdobbiadenese vocato per la coltivazione della pianta, della vite. Guglia è il territorio con la piantumazione più evoluta. E quindi siamo nel cuore della denominazione Conegliano Valdobbiadene. Anche nel vostro caso una storia di famiglia. Io rappresento la terza generazione, quindi rappresento appunto la continuità di questo prodotto, di questo territorio e di questa azienda. A questo punto allora sei obbligato a girarti sulla tua destra, prelevare una tua bottiglia e fammelo assaggiare. Allora io direi che, visto l'orario di giornata, la bottiglia più indicata, la versione più indicata da quest'ora è la versione extra dry, quindi un prodotto un po' più amabile, diciamo. Ma è una bottiglia un po' particolare, vedo che ha delle... Cosa è successo qua? Mi fa piacere che tu te ne accorga, per il semplice fatto che, per lo stesso discorso che facevamo prima, il Valdobbiadene non deve essere mescolato nello stesso pentolone dei prosecchi. Allora noi abbiamo voluto riconoscere il nostro Valdobbiadene in una bottiglia particolare, vedi? Allora, questa è una Però forma ha un significato. Ah, la forma e vuole ricordare la forma della pianta della vite che cresce e si storge mentre cresce. Okay. E quindi la bottiglia ha questa forma, particolarità, bella, che naturalmente appartiene solo ed esclusivamente alla Bortolin Angelo Spumanti. Terre, sapori e vini di Valdobbiadene, di questo territorio straordinario, meraviglioso della provincia di Treviso. Continua il nostro viaggio, il nostro percorso. Abbiamo raggiunto il comune di Sernaglia della Battaglia, con me c'è Andrea Stella e siamo alla Trattoria della Libera. Chiaramente lui è un grande chef, ma prima di parlare dei piatti che tu hai preparato, perché ci sono sapori incredibili, terra, mare e non solo, qui ci siamo arrivati perché ci festeggiamo 50 anni di attività. Eh sì, quest'anno sono 50 anni di attività. È nata nel 1966 questa trattoria, prima con le due zie mie, la zia Libera e la zia Angelina. Dopo loro mi hanno passato il testimone. Come testimone e io continuo a portare avanti questa trattoria, ma anche con come si dice, alleggerendo i piatti, costruendoli un po' di più, i tempi, la cucina si evolve, fai anche una tua ricerca, giustamente una tua sperimentazione. Tra l'altro però posso dire che rimane comunque il cuore familiare. Certo, per fortuna che rimane il cuore familiare, perché qua siamo io e mia madre e i fratelli che mandiamo avanti momentaneamente questa trattoria. Spero per lungo tempo e, come si dice, non è facile. Come minimo ancora 50 anni, incrociamo le dita. Ho detto, Andrea, mare, terra e non solo, vogliamo presentare i tre piatti, così parliamo ancora dei sapori. Ecco, partiamo da qui. Il primo piatto è un'insalata di seppia di grado, ha dei piselli appena scottati, quindi sono tutte cotture molto ma molto veloci. Sì. La cottura della seppia è di 3 minuti, la cottura del pisello sono di 6 minuti. Ho capito. Del pisello lo si frulla con un po' d'acqua e basta. E la seppia la si taglia fine, si condisce con un po' di sale e pepe.
e si fa la base del piatto. Dopo ci sono delle erbe aromatiche, quindi il nasturzio in questo caso, sì, sì. Questa è l'erba ostrica e qua c'è l'aglio da taglio e in mezzo ci sono i fiori del raperonzolo. Il raperonzolo. E invece rosso quello sopra? Quello rosso è un ristretto di pomodoro da terino. Viene messo in forno senza zucchero, si toglie la pelle e si crea, passandolo poi al setaccio, sta base di sta salsetta figurativa che è certo, molto particolarità, gustosa. Le erbe le coltivi tu? Sì, le coltiviamo qua fuori, ne abbiamo 150 tipi di erbe aromatiche. È anche un lavoro quello, è una passione più che altro mia. C'è una passione. Qui invece c'è un qualche cosa di particolare al quale so che sei affezionato. Vai, spiegamelo sì. Tutto. Beh, questo qua è un hamburger di cervo. Ah. È 90% cervo e 10% pancetta di maiale. E viene cotto pochi minuti alla brace da una parte e dall'altra. Sulla griglia, diciamo. Sulla griglia. Sì. E dopo passa in forno per nati 2-3 minuti. E quindi si dà la croccantezza all'esterno della carne. Sì. E dentro rimane rosa. Quel rosa che la carne, la selvaggina, chiamiamola, sì, sì. In questo caso deve rimanere morbida e tenera. Il tritto, quel 90% di cervo, posso chiederti che tagli sono? Sì, sono tagli di coscia e tagli di spalla. Hai visto? Poi viene accompagnato da altri ingredienti, sì. Altri sapori, giustamente. Beh, questa è una maionese di solo albumi. Mm. Ah. Quindi, perché per alleggerirla un po' di più, montiamo un po' di olio di oliva mescolato con un po' di olio di semi. Gli albumi, si frulla il tutto con un mini pinner normalissimo e si forma sta maionese qua molto più leggera. Questa sotto è patata frullata con un po' d'acqua, quindi niente, non è un purè, okay. Non ha burro, non ha latte. Quella attorno è la buccia della patata stessa. E questo è interessante. Che la passiamo in forno, la facciamo diventare croccante per dare questi profumi della patatina fritta. Ricorda la patatina fritta. La patatina fritta. Queste sono tutte erbe aromatiche che si possono sia mangiare, perché sono tutte commestibili, e anche per lo stesso tempo per i profumi. Poi ci sono questi quattro, io li chiamo tortelloni, ma lui ci spiegherà meglio che cosa sono, che sono straordinari, e c'è una piccola componente tra quegli ingredienti che devo dire ci affascina non poco. A te la parola. È un impasto della base di patate, quindi dei gnocchi classici. Sì. Io ho aggiunto qualcosa, però non ve lo dico, se no è troppo facile per tutti. Io non l'ho chiesto. Ecco, bravissimo. dentro c'è un mascarpone classico e sopra c'è la liquirizia abruzzese. Hai visto? Ho salutato Andrea, ma non gli ho detto nulla. Sono sceso in cantina qui dalla Libera e guardate che spettacolo. 950 tipologie di vino. E da questa chicca enologica completiamo il nostro appuntamento. Terre, sapori e vini di Valdo Biadene. Grazie per essere stati con noi. Speriamo di avervi dato una buona informazione. Mi raccomando, vi aspetto per i prossimi viaggi. Ciao!